Volete iniziare a giocare al TCG di One Piece e non sapete che leader utilizzare? Desiderate un campione aggressivo che allo stesso momento vada a bloccare le giocate avversarie? Quale sarà allora la miglior opzione da prendere in considerazione che potrà rispondere a tutte queste esigenze? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nel super pre-release, di certo il leader che ha più performato nei vari eventi sparsi in tutto il mondo è stato Kid Verde. La sua struttura solida e meglio costruita rispetto ai suoi colleghi rossi, blu e viola ha fatto sì che la supernova diventasse di lì a poco il personaggio più utilizzato, prendendosi il palcoscenico non solo nell'evento dell'estate scorsa, ma anche nelle primissime battute dell'OP01. Con il tempo però, torneo dopo torneo, il capitano dell'omonima ciurma ha perso il suo fascino, lasciando il passo a Zoro, Trafalgar e i vari Doffy, Kaido in entrambe le versioni e Croco, blu-viola, che ben presto hanno iniziato a dettare il tempo nei vari local in giro per il globo. Ma la peggior generazione è dura a morire, ed è per questo che Kid ha ritrovato il suo smalto grazie anche a giocatori eccezionali che lo hanno aiutato a posizionarsi di recente nelle top delle varie Treasure Cup sparse in tutto il mondo. Tra questi ci sono i signori del gruppo Soul King TCG. Vi lascio il link alla pagina Facebook in descrizione. Un team dove sono presenti campioni del calibro di Giovanni Johnny Salvatore Oliva, top 4 Germania, Roberto Hoody Hood Rondino, top 8 sempre tedesca, e Mirko Orko, lo avete visto nel video di giovedì, che anche per questo contenuto ha contribuito attivamente, essendo lui un giocatore specializzato in deck che vedono Kid protagonista assoluto. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Kid Verde. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come di consueto dal leader, che nella vostra fase principale, una volta per turno, spendendo 3 don, vi consentirà di scartare una carta dalla mano per settare se stesso in stato di attivo. Anche qui, essendo un monocromatico, saranno presenti i soliti parametri, 5000 di forza e 5 vite a supporto. Tornando però a parlare del suo effetto, se innescato al momento giusto, creerà davvero non pochi problemi alle difese rivali, dato che due attacchi, soprattutto nelle fasi inoltrate di un match, diverranno davvero difficili da gestire per chi vi giocherà contro. Passiamo quindi, dopo aver visto l'abilità indipendente del leader, al corpo macchina, partendo questa volta dal character più debole in termini di potenza al più forte. La quadruplice copia di Momonosuke aprirà le danze. Costo 1 e 0 di potenza, il membro della famiglia Kozuki nella vostra fase principale, spendendo un solo don ed esaurendolo, vi permetterà di visionare le prime 5 carte del mazzo, rivelandone ed aggiungendo in seguito alla mano una tra esse contratto Wano Country, riposizionando infine in fondo al deck le restanti 4. Carta eccellente, soprattutto se utilizzata nelle prime fasi dell'incontro. Il piccolo abitante di Wano vi tornerà più che utile per recuperare elementi essenziali che potranno fornirvi un grosso supporto per lo svolgimento con successo della vostra strategia di gioco. Altro quartetto vedrà Capone fare la sua comparsa sui tavoli da gioco. Carta più che conosciuta e strautilizzata in ogni lista verde o ibrida. Il sempreverde, costo 1, 1000 di forza e la sola abilità blocker a supporto, essenziale per proteggervi dai primissimi assalti rivali. Altre 4 copie per Bonnie. La piratessa avrà un effetto simile a quello di Momonosuke, con l'unica eccezione che andrà a bersagliare carte contratto supernova. Jewelry, proprio come per Kozuki, rappresenterà un elemento formidabile, soprattutto per andare a cercare carte davvero essenziali come il Trafalgar Blocker, il Kid a costo 8 e molto altro ancora. Provare per credere.
il quartetto di Killer, oltre a possedere la parola chiave Blocker, vi consentirà di pescare una carta se controllerete tre personaggi sul terreno, in fase di blocco, e se gli assegnerete un singolo Don. Altro difensore da impiegare nelle fasi iniziali della partita. Inoltre potrete usufruire del suo effetto secondario, che il più delle volte andrà a segno, dato che nel deck possiederete un gran numero di character con costo pari a 3 o inferiore. Il trio di Nekomamushi esaurirà una volta sceso in campo un personaggio rivale con costo pari a 3 o inferiore. Costo 2 e 3000 di forza, il gatto vi tornerà utile durante l'intero arco dell'incontro, adattandosi ad ogni situazione. Annullare la presenza di un blocker per minacciare il leader avversario? Fatto! Esaurire per poi attaccare un character pericoloso che potrebbe risultare letale con il passare del tempo? Fatto! Insomma, potrete impiegarlo a seconda della situazione che vi ritroverete ad affrontare. Quadruplice copia per Apu, che con i suoi 3000 punti di potenza a costo 2, quando attaccherà assegnandogli un Don, ne andrà ad esaurire un altro sotto il controllo avversario. Il capitano dei pirati Oneir risulterà utile su due fronti. Il primo più utilizzato attraverso il suo valore di counter pari a 2000 più, ed il secondo andando a bloccare le risposte di event avversarie durante una vostra offensiva, tagliando le risorse necessarie, tradotte in don spendibili, a chi vi giocherà contro. Altro quartetto per Izu, che con il suo costo 3 e 3000 di forza, una volta che metterà piede in campo, andrà ad esaurire un personaggio sotto il controllo avversario con costo pari a 4 o inferiore. Semplicemente una versione potenziata di Nekomamushi, visto anche il suo valore di counter pari a 2000 più, che vi torneranno utili per salvaguardare degli elementi validi presenti sul vostro lato di campo. Triplice copia per Raizo, che quando attaccherà una volta per turno, se possiederete due o più character sotto il vostro controllo in stato di esaurito, vi permetterà di pescare una carta dalla cima del mazzo. In più, possedendo 4000 in termini di potenza a costo 3, assegnandogli un singolo Don, andrete a minacciare sufficientemente le vite del leader avversario. 4 copie per Okiku, che a costo 3 possiederà la bellezza di 5000 punti potenza. Inoltre, assegnandogli un singolo Don, quando ci attaccherete una sola volta per turno, vi permetterà di esaurire un personaggio avversario con costo pari a 5 o inferiore. Come per Neko e Izu, anche Okiku rappresenterà un ulteriore power-up. In più, in diverse fasi del match risulterà essere devastante, nullificando letteralmente la presenza di eventuali blocker presenti sul terreno. Singola copia per Yamato, che a coronare i suoi 5000 punti di forza a costo 5 possiederà le due parole chiave doppio attacco e banish. Personaggio davvero pericoloso, soprattutto se riuscirà a colpire le vite rivali. In quel caso, la pila dedicata a quest'ultime si vedrà sottrarre due elementi invece che uno, mandando le carte in questione direttamente nella pila degli scarti senza passare dalla mano del proprietario. Doppia copia di Trafalgar Blocker, che una volta entrato in gioco vi permetterà di rimbalzare un character presente sul terreno in mano, andandolo poi a sostituire con un altro personaggio con costo pari a 3 o inferiore in vostro possesso. Per non tacere del suo costo pari a 5 e 6000 punti di forza. Non credo che il Dottore della Morte nella sua versione più celebre abbia bisogno di presentazioni. Vi basti sapere che in ogni mazzo Kid che si rispetti dovrà essere presente in più copie, senza se e senza ma. Altra coppia per X-Drake, che una volta impiegato andrà a mettere KO un character avversario con costo pari a 4 o inferiore. E come per Lo, anche qui il dinosauro possiederà 6000 punti di forza a costo 5. Di certo, se giocato in combinazione con Izu, questa carta potrà risultare davvero fatale nei confronti di personaggi rivali come, ad esempio, delle fastidiosissime Boa.
Ancora due copie per Hawkins, che possedendo anche in questo caso le stesse statistiche di costo ed attacco di Law e Drake, durante il vostro turno, una sola volta per turno, assegnandogli un don, andrà a settare il suo stato da esaurito a pronto se combatterà un character sotto il controllo del vostro avversario. Così facendo potrà o restare pronto, evitando di attirare su di sé le angherie dei personaggi rivali, o sferrare una seconda offensiva nel tentativo di assottigliare le risorse difensive avversarie. Attenzione, una volta che Basil avrà attaccato nuovamente, resterà in stato di esaurito. Ultima coppia vedrà Kid a costo 7. Con la bellezza di 7000 punti potenza, a corredare la sua abilità blocker, ci sarà anche la possibilità di assegnargli un don per ripristinarlo in stato di attivo durante la fine del vostro turno. Uno dei blocker, a mio parere, più forti del gioco, dato che potrà svolgere una duplice funzione. In attacco, minacciando il leader avversario con ben 8000 punti di forza, ed altrettanto bene in difesa, innescando il suo effetto per essere pronto in seguito a sventare un'offensiva nemica. La triplice copia di Kid, questa volta a costo 8, chiuderà il reparto character. Con a supporto la bellezza di 8000 punti, l'alter ego del leader potrà attivare la sua duplice abilità che vedrà, per la seconda, settarlo in stato di esaurito, permettendovi in seguito di giocare un character con costo pari a 3 o inferiore dalla mano durante la vostra fase principale ed una sola volta per turno, e per la prima assegnargli un singolo don e rendere tutti i personaggi presenti sul vostro terreno, che si chiamano Eustace, Captain Kid, l'unico obiettivo valido da poter attaccare per chi vi giocherà contro. Kid sarà il pilastro principale dell'intero deck e attorno a lui si svolgerà l'attuazione con successo o meno dell'intera strategia di gioco. Una volta sceso in campo, quindi, la vostra unica priorità sarà farlo sopravvivere il più a lungo possibile. E così, dopo aver visionato l'intero reparto personaggi, passiamo al settore Event, il quale compartimento vedrà la presenza di sole 4 carte che andranno, in ogni caso, a controllare la board avversaria. La doppia copia di Paradise Waterfall ci darà il benvenuto nella sezione Event. Attraverso l'utilizzo di un singolo don andrete ad aumentare di 2000 punti la forza di un vostro character o leader in fase di counter, settando poi in stato di attivo un personaggio che controllerete. In più l'abilità Trigger andrà a mettere KO un character rivale con costo pari a 4 o inferiore. Davvero fastidiosa come carta, soprattutto perché andrà a sposarsi perfettamente anche con il Kid a costo 7, che quindi potrà tornare a servire in difesa sventando ulteriori assalti provenienti dalle linee offensive avversarie. Infine, la coppia di Straw Sword chiuderà questa decklist. Costo 2, da attivare durante la vostra fase principale, questa carta vi permetterà di settare in stato di esaurito un personaggio avversario, con anche qui la presenza di un trigger che vi consentirà di giocare dalla mano un character con tratto supernova con costo pari a 2 o inferiore. Più volte mi è tornata utile nelle battute finali di un match, soprattutto quando sul campo c'erano dei blocker che si sono frapposti fra me e le vite avversarie. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Si baserà tutto sul vantaggio carte e il Kid Leader farà di questo fattore un punto di forza. Quello principale. Un mazzo vantaggio dovrà avere necessariamente più carte in mano possibili e l'utilizzo delle Bonnie e dei Momonosuke per voi sarà fondamentale, soprattutto se li riutilizzerete attraverso l'effetto dei Trafalgar. Tenete a mente questo concetto, finite le carte in mano, rischierete di perdere concretamente la partita. Per la fase offensiva, di certo la Yamato e i doppi attacchi del leader la faranno da padrona, ma anche il supporto in fase offensiva di Okiku, Drake, Hawkins e Raizo con un don assegnatogli vi torneranno utili allo scopo. Per non tacere del Kid a costo 7, che darà quel tocco in più
alla manovra aggressiva del deck, che di certo farà più bene a voi che al vostro rivale. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo le Bonnie e i Momonosuke. Non vi servirà altro se avrete loro in vostro possesso già dalle primissime battute dell'incontro. Accompagnate il tutto con una spolverata di capone o killer, aggiungendo un buon character offensivo come guarnizione e avrete praticamente ottenuto la ricetta dello starter perfetto. Se sarà così, potrete procedere tranquilli. In caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup invece, Kid seguirà strade completamente diverse rispetto ai suoi colleghi, non avendone né di negativi né di positivi. Come dettomi dallo stesso Mirkorko, vi ritroverete a giocare un mazzo davvero molto versatile, che vi consentirà di giocarvela contro ogni tipologia di deck, possedendo una risposta adatta ad ogni evenienza. In descrizione vi riporterò le sue parole, che hanno analizzato come comportarsi a grandi linee nei confronti dei leader più giocati che potrete ritrovarvi ad affrontare. Per la win condition, una delle più frequenti che ho visto e testato personalmente è stata la combinazione dei due Kid, leader e character a costo 8. L'effetto di quest'ultimo ha praticamente stallato la strategia offensiva avversaria, mentre con il campione, attraverso l'abilità, sono andato a sferrare attacchi multipli ai danni dell'avversario. Anche, ovviamente, l'ausilio di Yamato in determinate occasioni ha fatto la sua parte, aumentando l'aggressività dell'intera manovra offensiva. Infine, per la fase counter ci saranno 8 più 2000, vedasi Apu e Izu, più altri 21.000 più, che vedranno nomi importanti come Yamato, Drake, Killer, Bonnie e Momonosuke, che converrete con me sarà meglio impiegare in partita piuttosto che tenere in mano. Mentre gli event vedranno 4 carte, tutte atte al controllo character avversario, cambiandone lo stato da attivo ad esaurito, con trigger che andrà a mettere KO o vi permetterà di giocare forze sempre fresche dalla mano. Nel mazzo saranno presenti 12 blocker, tra le quali fila compariranno alcuni elementi tra i più forti del gioco fino ad ora. 8 personaggi con valori di counter pari a 2000 più, 4 event che vi permetteranno di bersagliare i character avversari settandoli in stato di esaurito, una fase molto ben bilanciata di attacco e difesa, una versatilità davvero solida che andrà a rispondere ad ogni evenienza che vi ritroverete ad affrontare, vista poche volte se non mai in altri leader, e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Prima di concludere, volevo ringraziare ancora una volta i signori del team Soul Kings TCG per aver collaborato attivamente a questa profile, fornendomi ogni strumento utile che di certo avrà un grande valore per tutti coloro che vogliono accostarsi allo stile di gioco di Kid. Forza, versatilità e controllo saranno i termini principali che dovrete sempre tenere a mente se vorrete iniziare a vestire i panni della supernova e, accumulando esperienza match dopo match, scoprirete il vero potenziale distruttivo di questo leader. E voi proverete a sfidare i vostri amici in un torneo locale o semplicemente svolgendo qualche partita amichevole costruendo questo deck? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.